Ciao a tutti belli di casa e ben ritrovati come sempre nella mia cucinetta piccoletta piccoletta ma piena d'amore. Oggi vi farò vedere come ottenere una patata arrosto perfetta, quindi parliamo di patate oggi. Le patate piacciono a tutti, a me tantissimo, ma come ottenerla bella, soffice e croccante, poi non si può fare. Andiamo alla ricetta, andiamo subito. Allora, nel frattempo io ho messo l'acqua sul fuoco, quindi si parte da acqua calda, non bollente, ma molto molto calda. Ho scelto le baby potato, qui in UK si chiamano baby potato, ma sarebbero le patate novelle. Insomma, andiamo ad aprirle. Sono piccoline, vedete? Sono così piccoline, quindi potete scegliere di tagliarle a metà tranquillamente, ve lo consiglio, tagliatele a metà e avrete una misura perfetta, perché così intere non si possono vedere. Con o senza buccia? Io le faccio con la buccia, ma voi siete liberissimi di farle senza. Non c'è nessun problema, la buccia non fa male, è commestibile, basta lavarle un poco sotto l'acqua, ma visto che vanno a bollire in acqua non c'è nessun problema. Tagliarle solo a metà. Come? Vi faccio vedere anche questo, se volete. Praticamente così il gioco è fatto. Allora, adesso vedete, l'acqua non sta bollendo, ma è molto molto calda. Si mettono dentro le patate, così. Si porta a ebollizione, quindi si parte da acqua molto calda fino a ebollizione. Una volta raggiunta l'ebollizione, si abbassa per mantenere il sobbollimento, quindi deve bollire ma non come quando cuciniamo la pasta, e tutto questo processo avrà bisogno di 20-25 minuti, dipende dalla potenza del vostro fornello, dalla capienza della vostra pentola e dalla grandezza delle vostre patate. La mia patata è perfetta così, quindi va 20-25 minuti ed è perfettamente felice. Quindi con questo metodo qui verranno super soffici, cucinate poi al forno. Io utilizzo la friggitrice ad aria, ma potete farlo ovviamente al forno. 200 gradi per quanto riguarda la friggitrice ad aria, 200 gradi per 20 minuti, 15-20 minuti, ma poi controllate, perché anche lì ogni friggitrice ha la propria potenza. 250 gradi per quanto riguarda il forno ventilato o statico, 250 gradi, anche lì una mezz'ora per farle belle croccanti fuori, deve venire bella dorata e dentro soffice. Vi piacerà? L'acqua dell'ebollizione non è salata. Allora, ci avvantaggiamo con il condimento, due spicchi d'aglio per, vediamo i grammi di queste patate, perché io faccio tutto a occhio. Ma tante volte mi chiedete i pesi e le misure. Sono esattamente un chilo di patate novelle. Quindi andiamo, due spicchi d'aglio. Prima si schiaccia e poi si trita, ok? Potete tagliarlo prima a metà, poi schiacciarlo e poi tritarlo. Fate il metodo che più vi piace, potete anche farlo a fettine, grattugiarlo o continuare a tritarlo come faccio io. Lo trito molto finemente, dopodiché aggiungerò il rosmarino in mezzo al trito e continuerò a tritare. Ecco qui, metto rosmarino secco, fresco, potete usare tutto ciò che volete. Rosmarino si prende e si trita insieme. Andate piano, altrimenti gli aghi del rosmarino ve li ritroverete per tutta la cucina. Quindi molto delicato, fino a tritatura completata. Un'altra cosa che ci sta benissimo col trito sono i gambi del basilico. Tritati finemente danno un sapore alle patate incredibile, quindi ve lo consiglio. Potete utilizzare anche del timo, i gambi del prezzemolo e, se volete, qualche cappero. Io vi faccio vedere la ricetta basilare. Una volta tritati i gambi, si mette in mezzo al trito di aglio e rosmarino, si continua a tritare insieme, così si vanno a sposare molto meglio. Una raccomandazione: io, girando nel web, vedo tante ricette, veramente tante ricette, di persone che con la cucina c'entrano poco, o se c'entrano comunque sia non danno i consigli appropriati per ottenere il loro risultato.
tanti chef dicono di mettere le patate a bollire per 15, 10-15 minuti. Con l'ebollizione di 10-15 minuti la patata è completamente cruda, quindi io ho detto mezz'ora, 25 minuti, mezz'ora, perché è quello il tempo necessario per ottenere una patata arrosto perfetta e soffice. 10-15 minuti, non date retta, perché non verrà il risultato che voi vedete in quel video lì. Sono bugie, purtroppo. Lo si fa per non aiutare. Allora, mezz'ora è passata. Spengo l'acqua. Come accorgersi che la patata sia realmente pronta? Quindi mettete una forchetta o un coltello, così entra facilmente. La patata è pronta, è cucinata bene. Adesso si scola bene e poi si mette in un tegame. Andiamo. Adesso ci siamo, andiamo a mettere il sale. Quindi ho rimesso le patate lì dove le ho cucinate con l'acqua, no? Quindi metto il sale. Olio extravergine. Ci deve essere il nostro trito di aglio, rosmarino e gambi di basilico. Io vado anche con il pepe. Uno schizzo di vino bianco. A me mi ci piace da morire. A questo punto si va a mescolare tutto quanto. Eccolo. Oh, già il profumo sale su, è importantissimo. E non abbiamo ancora fatto nulla praticamente, no? Quindi fate il metodo classico, o altrimenti io mi trovo meglio così e faccio così, così viene meglio. Oh, eccolo qua, spettacolo. Adesso questa va in friggitrice ad aria a 200 gradi, ma attenzione. Quanto deve stare in friggitrice ad aria? Si parte da un minimo di 20 minuti fino a un massimo di 40 minuti, dipende dalla potenza della vostra friggitrice e quanto volete cotte le patate. Devono essere belle larghe e date 5 minuti di preriscaldamento alla friggitrice. Ovviamente il forno deve essere preriscaldato, quindi arrivare a 250, il forno normale di casa sto parlando, a 250 ventilato o statico, le mettete in una teglia bella larga e anche lì si parte dai 20 minuti. Dipende dalla potenza del vostro forno. Guardate, ogni 10 minuti guardate, controllate qualsiasi cosa voi usiate e decidete se fermarvi quando lo volete voi. Non c'è un tempo prestabilito fisso, no, non esiste. Io la mia friggitrice l'ho ricoperta con carta da forno. Voi potete utilizzare quello che volete, delle teglie apposite o anche niente. Io preferisco così. Vado a mettere dentro le patate. Se sono troppe per la capacità della vostra friggitrice, fate due infornate senza nessun problema. Andiamo dentro. Se volete altri consigli per migliorare o aumentare il sapore di queste patate qui, vi posso dire, già vi ho detto i capperi, acciuga, prosciutto crudo, guanciale, bacon, pancetta o quando saranno pronte una bella ricoperta di mozzarella filante che poi col calore si scioglie tutta quanta. Potete fare tutto ciò che volete, una che a me piace di più è o il tabasco o il peperoncino. Farle piccantine, io lo adoro, non l'ho fatto oggi, le deve mangiare mio figlio, non io. Ok, ci siamo, 30 minuti passati, le patate sono perfettamente cucinate, guardate qui che bella patata arrosto, croccante fuori, soffice dentro, ustiona, quindi andiamo al piatto. Allora, cuccioli arrostiti, guardate qua che robetta, guardate che bella patatina croccantona fuori, guarda che bel colore, guarda qua. Ma non te viene fame, ma come fai a guardarla e basta? Mamma mia, andiamola a assaggiare tra 40 minuti perché adesso scotta. Eccoci qui, avete visto com'è semplice ottenere un super risultato professionale con semplici ma precisi consigli, veritieri soprattutto. Mangio una patatina piccola perché le altre ustionano, scusa, le voglio bene ma non troppo. Super croccante fuori, soffice dentro, guardate qui, guardate qua. Ah, mamma mia che spettacolo che è. Vi do l'appuntamento alla prossima ricetta, scrivete quale ricetta voi volete che io rifaccia la prossima volta e lo rifarò nel minor tempo possibile. Grazie mille a tutti, un bacione.